Buongiorno a tutti. Oggi il video è dedicato alla presentazione di un libro appena uscito in Francia il 27 settembre 2018 che narra la vita del miliardario belga Albert Frère, scritto da Denis Robert, un giornalista investigativo francese, conosciuto particolarmente per il libro Révélation uscito nel 2001, in cui parlava dello scandalo Clear Stream. In questo nuovo libro che si chiama I Predatori, appunto, che vedete nelle immagini del video, si racconta la vita, morte e miracoli del miliardario Albert Frère. In realtà Albert Frère è deceduto a 92 anni il 3 dicembre scorso, quindi ben dopo, qualche mese dopo l'uscita del libro. Questo libro è un libro dedicato a un miliardario di Stato, che naturalmente il discorso miliardario di Stato è più che altro, si vede nel sottotitolo del libro, sono miliardari contro lo Stato. Ma io dico miliardari di Stato perché miliardari che diventano tali grazie alle complicità che hanno all'interno degli Stati. Questo argomento del fatto che non si diventa miliardari per caso, ma grazie a complicità e corruzione all'interno delle istituzioni statali, lo abbiamo già capito ampiamente quando abbiamo trattato la questione del debito pubblico, cioè quando abbiamo visto come le banche riciclano una grossa fetta del capitale che creano dal nulla attraverso il magheggio del debito pubblico e dei titoli di Stato. Qui si tratta invece di vedere come una banca pubblica francese, cioè la Cassa dei Depositi e Consignements, la CDC, che equivale insomma alla Cassa Depositi e Prestiti italiana, come in Francia, abbia acquistato una catena di questi ristoranti come tipo McDonald's, che si chiamano Quick, pagandoli più del doppio del loro valore e quindi permettendo a Albert Frère di fare un plusvalore da 300 a 760 milioni di euro. In questo video vedete nelle immagini da una parte l'addio a Albert Frère che è scomparso. E devo dire che la maggior parte dei protagonisti del testo di Denis Robert e di Catherine Legall, la scrittrice, la giornalista con cui Denis Robert ha scritto questo testo sui predatori a spese dello Stato, accanto vedete una pagina tratta dal libro che fa vedere l'architettura di scatole cinesi che la Cassa Depositi e Prestiti francese aveva messo in piedi per nascondere i veri, diciamo, beneficiari di questa operazione di investimento in una catena di fast food che hanno poco a che vedere con gli scopi per cui la Cassa Depositi e Prestiti francese era stata fondata. Benissimo. Sia Albert Frère che Paul Desmarais, che era il suo socio canadese, e anche la consorte di Paul Desmarais ormai sono trapassati. E bisogna dire che probabilmente lo scopo di questi personaggi che si fanno strada attraverso la corruzione di politici e uomini di Stato, eccetera, in realtà è la loro ambizione principale è quella di essere deceduti prima di essere sottoposti a un giusto processo. Insomma. Quindi in realtà la giustizia post mortem,
non serve a molto, ma quello che è interessante del testo di Denis Robert è che dietro la storia di questo personaggio, Albert Frère, che cominciò la sua carriera rubando la benzina ai militari, in quanto lui era da militare, si occupava della consegna dei bidoni di benzina da 220 litri e ne rubava costantemente 20 litri da ogni consegna di ogni bidone. Quindi qui comincia la carriera di questo miliardario, che poi voi vedrete nell'articolo che ho pubblicato sull'addio finanziere del fashion, cioè che c'è scritto, cioè gli articoli apologetici che sono stati scritti dalla stampa, dove non si affrontano i lati oscuri di questi miliardari per caso, chiamiamoli così, che poi non sono appunto per caso, ma sono grazie a tutta una serie di traffici che riescono a mettere in piedi corrompendo funzionari che sarebbero addetti diciamo, al controllo. Questa cosa del capitalismo dei miliardari di Stato era stata anche denunciata in qualche modo da Marianna Mazzuccato, una dei nostri cervelli scappati all'estero, che spiegava benissimo come tutto il mito che circonda la Silicon Valley, cioè di questi americani miliardari fai da te, in realtà sia veramente una mitologia, in quanto queste società della Silicon Valley fin dagli inizi sono state sponsorizzate da agenzie del governo degli Stati Uniti. Quindi questo sogno americano capitalista della persona che riesce a costruirsi da solo è una mitologia che serve per far credere che chiunque, no, potrebbe diventare un Albert Frère o un Bill Gates o uno dei tanti miliardari che sono nella classifica di Forbes. Per la verità, la maggior parte di questi personaggi, compreso Soros e altri suoi simili, sono semplicemente dei funzionari di grandi dinastie di banchieri che vengono a un certo punto sponsorizzati perché sono fedeli, diciamo, alla linea che è quella di non rivelare mai al grande pubblico come si fanno questi affari, e nel caso di Albert Frère, attraverso una serie, diciamo, di operazioni spregiudicate che sono descritte in questo romanzo e che ci valgono, diciamo, da esempio di come in realtà si diventa miliardari. Quindi questo è un capitolo interessantissimo, voglio dire, a me viene a mente, non so, per esempio, un paio di miliardari dopo la Seconda Guerra Mondiale che fecero i soldi riciclando i mezzi da sbarco americani e trasformandoli in traghetti, e qui abbiamo il caso di Achille Lauro in Italia o quello di Aristotele Onassis in Grecia, ecco, per esempio. Quindi ci sono sempre delle storie molto particolari dietro a questi personaggi che vengono descritti come particolarmente geniali o particolarmente capaci, mentre in realtà l'unica cosa di cui sono veramente capaci è di creare delle alleanze dubbie con personaggi, per esempio, delle istituzioni statali o, nel caso degli americani, di occupazione del paese, e sfruttare quindi questa rete di conoscenze e questa rete di appoggi per realizzare dei grossi affari che spesso sono uno spreco di risorse pubbliche. Un po' quello che succede con le privatizzazioni, che riguardano anche quelle un metodo principale con cui il famoso denaro creato dal nulla dai banchieri viene riciclato all'interno del sistema economico.
Comunque, vi consiglio questo libro Le Predateur di Denis Robert, che spero che venga tradotto in italiano da qualche casa editrice di buona volontà, perché è paradigmatico di come queste grandi fortune vengano create e di come chi è, diciamo, a capo di queste grandi fortune possa sperare nell'immunità, perché praticamente poi le cose si vengono a sapere quando ormai non sono più di questo mondo. Vi saluto ancora una volta e alla prossima puntata. Salve.